ma che cazzo vuoi che mi pari Mastro Geppetto, porco Dio, sembri Babbo Natale in ferie, levati immediatamente dal cazzo brutto pedofilo del... Sentito? Sentito cosa ha detto? Vediamo. Oh, ma che cazzo vuoi che mi pari Mastro Geppetto, porco Dio, sembri Babbo Natale in ferie, levati immediatamente dal cazzo brutto pedofilo del... Sentito che bello? Girl diciottenne bestemmia come una turca e mi offende. Andiamo avanti. Sentite qua, eh. Potresti essere mio bisnonno. Sei un vecchio di merda, porco di un porchissimo Dio. Potresti essere mia nonna, ma che cazzo? Bah, non mi interessa che è morta tua mamma, me la chiamo lo stesso, mi chiamo le sue ceneri, pure a patate, pure a fratate. Ciao, ciao, levati dalle palle che, porco Dio, chiamo a... Ma, onestamente, ma non ti fai schifo a tipo 70 anni a scrivere queste cose alla gente? Cioè, ma tu non ti pensi che noi giorni che ti pigli una bella denuncia, no? E me, perché io non mi frega un cazzo, però... Se tipo becchi una di 14 anni, che fa Jim, fra? Oppure ti scasso di... Avete sentito? Beh dai, ricominciamo da capo, ricominciamo. Sentite che bello. Che brava questa ragazza che... È una bella girl diciottenne, eh? Una bella girl diciottenne, perché io dialogo solo con... belle girl che li hanno già compiuto 18 anni. Sentiamo un po', sentiamo un po'. Oh, ma che cazzo vuoi che mi pari Mastro Geppetto, porco Dio, sembri Babbo Natale in ferie, levati immediatamente dal cazzo brutto pedofilo del... Potresti essere mio bisnonno. Sei un vecchio di merda, porco di un porchissimo Dio. Potresti essere mia nonna, ma che cazzo? Ah, e oltre a essere vecchio, brutto, pedofilo, sei pure il rosso del... Non mi interessa che è morta tua mamma, me la chiamo lo stesso, mi chiamo le sue ceneri, pure a patate, pure a fratate. Ciao, ciao, levati dalle palle che, porco Dio, chiamo a... Ma, onestamente, ma non ti fai schifo a tipo 70 anni a scrivere queste cose alla gente? Cioè, ma tu non ti pensi che noi giorni che si ti pigli una bella denuncia, no? E me, perché io non mi frega un cazzo, però... Se tipo becchi una di 14 anni, che fa Jim, fra? Oppure ti scasso di... Sentito? Sentito? Sentito che roba? È una girl diciottenne. Li ha compiuti, mi pare, il 20 marzo, i 18 anni. E questa poveretta non lo sa che io non dialogo con delle girl se non hanno compiuto 18 anni. Lei non lo sa. Beh, tutto nasce perché io ho condiviso la bella foto di una bella girl italiana, ovviamente una girl bella che ha compiuto già i 18 anni, e quest'altra girl diciottenne che bestemmia come una turca e mi ha offeso,
In calce alla foto di questa bella girl che io ho condiviso, ha scritto un commento di questo tipo, ma io ci ho già dedicato un video, ha scritto: sei così zoccola che ti fai parcheggiare anche da Mastro Ciampetto, capito? Sei così zoccola, insomma, che vai con tutti, vai pure con i vecchiacci come me, come Serafino Massoni, capito? E io ho fatto un video, ho detto che tu sei invidiosa. E allora lei mi ha scritto tutta questa roba qua, cioè lei con me, mi ha fatto sentire la sua voce. Onestamente, ma non ti fai schifo a tipo 70 anni a scrivere queste cose alla gente? Cioè, ma tu non ti pensi che ogni giorno che si ti pigli una bella denuncia? No, a me, perché io non mi frega un cazzo, però se tipo becchi una di 14 anni, che facci, però? Oppure ti scasso di... Vabbè, ma io non ho mai dialogato con una dei 14 anni, neanche 15, neanche 16, neanche 17, neanche 17 e mezzo. Io ho sempre dialogato con girl che abbiano compiuto i 18 anni. Se non hanno compiuto i 18 anni, io non dialogo con nessuna girl. Ci sono i miei celebri video, no? Celebri video su questa mia web TV on demand, i miei celebri video. Alla larga dalle ninfette, sempre alla larga dalle ninfette. Nella peggiore delle ipotesi, andate con una donna dei 40, 50, oppure 60 anni, sono di quelle bellissime donne dei 60 anni, eh. E questa qua bestemmia come una turca, mi offende, dice che se io vado con una dei 14 anni mi becco una denuncia, ma io non ci sono mai andato con una 14 anni, neanche di 15, neanche di 16, neanche di 17, neanche di 17 e mezzo. Io per dialogare con una girl devo essere sicuro che questa girl ha compiuto i 18 anni. Capito, cari amici? Sentito che bestemmia come una turca? Sentito? Ma io poi molto dolcemente le ho detto di non essere invidiosa, non essere invidiosa, le ho detto rivolgiti a me che io ti rendo felice, ti rendo. E lei continuava a bestemmiare, capito? E questo è il bello del web 2.0, che io mi ci diverto tanto. Ma oddio quanto mi diverto, cari amici. Adesso l'avete sentita, la voce è registrata, eh? Lei può anche cancellare tutto, cioè può, come si dice, può cancellare il suo profilo Facebook e sparisce tutto. Però la voce adesso sta su questo video qua, sta. La voce, la sua voce sta su questo video qua, sta. E questo video qua è testimone della sua voce, delle sue orribili bestemmie e anche delle sue diffamazioni. Capito cosa mi ha detto? Avete capito? Resta tutto qua, in questo video. Va bene, cari amici? Dio quanto mi diverto su Web 2.0. E vabbè, eppure è bella sta girl. Io le ho detto, cara, tu mi piaci, eh? Te lo dico perché hai già compiuto 18 anni, appena compiuti. Se vuoi io ti rendo felice, ti rendo felice, ti rendo. Vabbè, cari amici, qua mi fermo. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.